L'occasione della carriera, questa esperienza a Palermo. Sono molto contento, chiaramente molto orgoglioso di essere in una piazza così storica e chiaramente per noi dello staff è un'occasione importante, ma credo che sia un'occasione importante anche per il Palermo perché siamo molto carichi e molto motivati. Cosa significa affrontare per la prima volta la B con l'obiettivo della promozione? Ma secondo me il calcio è uguale dappertutto, nel senso che è difficile in tutte le categorie. Penso che più in basso è ancora più difficile. Noi cercheremo in tutte le maniere di creare un certo tipo di staff, un certo tipo di zoccolo duro e abbiamo bisogno di tutti, della città, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutti che portano un certo mattoncino per costruire questa bella casa. Grazie. Che cosa vi ha chiesto la proprietà e soprattutto lei ha capito qual è la proprietà in questo momento del Palermo? Guardi, io della proprietà e della società è giusto che non parli. Comunque io vedo invece, ho capito che c'è molta motivazione, c'è grandissimo stimolo da parte di tutti e quindi questo mi ha fatto anche scegliere una piazza così prestigiosa perché insomma non nego che avevo altre possibilità. Molta motivazione anche, quindi hai parlato con i giocatori? No, con i giocatori no, perché oggi è la prima volta che scendo a Palermo e quindi queste sono cose che noi approfondiremo in questo momento perché siamo scesi appunto per avere dei contatti diretti con tutte le persone che lavorano per il Palermo. Direttore del giardino, ingegneri è il primo, il secondo chi sarà nel mercato? Adesso lo vedremo in questi primi giorni, faremo un punto della situazione con il mister e poi ci mettiamo sotto al lavoro perché sicuramente c'è tanto da fare e i giorni non sono tantissimi. Clayton vi piace però? È una delle idee, ma adesso dobbiamo lavorare su tante cose. Elia, non tiro poi a chiudere, grazie. Cosa l'ha spinto ad accettare l'offerta del Palermo? Beh, direi il Palermo, la sua storia, la sua tradizione, le sue ambizioni. Diciamo che Palermo dice tutto, è un'opportunità professionale importantissima e non si poteva non cogliere. In questo momento è più importante cedere per il Palermo oppure si può anche puntare già ad acquistare qualcuno, qualche giocatore per rinforzare la rosa? Perché sinora abbiamo visto soprattutto delle operazioni in uscita. No, è importante fare una squadra forte, questa è la cosa importante, quella è l'obiettivo, che passa attraverso sicuramente l'arrivo di nuovi giocatori che devono essere motivati, stimolati come lo siamo tutti quanti noi. Poi per le cessioni c'è tempo, se sarà il mercato eventualmente a dirle, ma noi vogliamo fare una squadra forte. Quali sono i primi impegni in programma? L'impegno è andare con il mister in sede e cercare di capire cosa si può fare di buono per questo Palermo. Direttore, grazie.